Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenute e benvenuti in un nuovo video. Oggi video spacchettamento Tiger perché sono andata con mamma da Tiger per prendere qualcosina dalla collezione natalizia. Come sempre i prezzi non riuscirò a dirveli perché non so dove sia finito lo scontrino, ma vi faccio vedere tutti i prodottini che ho preso e sono uno più carino dell'altro, non vedo l'ora di farveli vedere e fotografarli. Ho iniziato presto con Natale perché Halloween mi è volato. Purtroppo non ho avuto il tempo di fare foto, di godermelo, di fare la zucca. Ho comprato la zucca, poi non l'ho fatta ed è stato proprio un colpo al cuore per me, perché io ho molto molto spirito delle feste, quindi mi è dispiaciuto tantissimo. Avrei anche voluto fare più foto su Instagram, però non l'ho fatto. Comunque, siccome sono un po' di cosine, mi sbrigo e inizio subito a farvele vedere. Allora, inizio subito con il boom. Si dice così, inizio subito col boom, col botto. Vabbè, allora, tre fogli di adesivi da 1 euro, ma guardate quanto sono belli. Io ve li mostro così vi fate un'idea dei pezzi che ci sono in questa collezione natalizia di Tiger, anche se ancora c'era quella tema fiabe da me, era un po' un misto sia Natale sia fiabe e quindi per questo motivo ho preso solo cose natalizie, anche se c'era un rospetto salvadanaio che era la fine del mondo, chi mi segue su Instagram l'ha visto perché ho fatto la foto. Ed era veramente carinissimo. Allora, ho preso questi adesivi con tutti questi pinguini super, super belli. Sono dolcissimi, non ho veramente parole. Poi, questo foglio con tutti questi omini biscottini, anche loro sono qualcosa di speciale, sono spettacolari. E poi tutte queste calzettine natalizie con tutti i giocattolini dentro, gli omini biscottini, gli animaletti. E sono veramente super carini. Poi, questi come sempre venivano 1 euro. Gli adesivi da Tiger sono bellissimi e non costano veramente niente. Poi ho preso questo, che ora si è girato tutto. È un cioccolatino in cioccolata bianca con dentro il marshmallow e praticamente va buttato nel latte caldo. Così che, o comunque nella cioccolata calda, così si scioglie sia il cioccolato sia il marshmallow che va appunto che è all'interno. E questo stupendo pupazzo di neve, e appunto qua ci sono le istruzioni. Credo che non lo mangerò mai così. La cioccolata calda sì, però senza di quello, altrimenti viene una cosa super nauseabonda. Poi mamma ha preso queste scatole che possono sempre servirci in vista dei regali di Natale e sono carinissime. Non so cosa ci metterà dentro, però le ha volute prendere e sono veramente carine. Un po' piccole forse, però carine. Poi io ho preso, allora, questo. Mi piacevano un sacco. Poi mi devo muovere perché, come sapete, non posso fare video lunghissimi. Questi due lecca-lecca, chiamiamoli così, marshmallow, uno a forma di albero di Natale e l'altro a forma di omino biscottino, sono troppo troppo bellini. Vorrei lasciarli qua tipo come decorazione per il video. Poi ho preso questo qua con queste cuccardine e questi nastri, sempre per fare i pacchi regalo. Mamma mia, ma cos'è che pesa così tanto? Non ho capito. Boh, vabbè, poi sto distruggendo tutto. Questo succede quando si girano i video senza spazio. Allora, questi tovaglioli natalizi, che poi non sono natalizi, questi sono mele. Lì mi sembravano palline di Natale. Vabbè. Poi questa agenda super carina con scritto 2020 ed è tutta tutta rosa. All'interno è fatta così, mi serviva appunto con i giorni e i mesi, quindi perfetta. Poi rosa, bellissima. Penso sia l'unica cosa che ho preso non natalizia. Ho preso queste qui, in realtà le ha prese mamma perché non so bene cosa siano, tipo delle mollette o qualcosa del genere. Poi questa pallina da costruire è troppo carina, una pallina natalizia da costruire e viene fuori appunto questo Babbo Natale. Cioè, non è un Babbo Natale, o sì, boh, non lo so. Troppo carina, la faremo insieme, visto che per quanto riguarda Halloween non mi sono impegnata molto, quella la faremo insieme.
Poi finalmente tanti washi, ho preso questi qui, natalizi, che sono bellissimi secondo me, quello glitterato è uno spettacolo, e qui c'è scritto appunto Merry Christmas, yuppie, con il cuoricino. Poi ho preso, qui ci sono un sacco di pacchettini incartati, ok, eccolo qui, questa tazza pupazzo di neve, guardate un po', è troppo carino e ha il berrettino, il beanie, si chiama così, e per tenere appunto calda la bevanda. È troppo carino, dai, è super natalizio, non potevo certo lasciarlo lì. Poi, no, come tutte queste cose da prima, mamma, penso. Oppla. Allora, questo che non ho capito, ah, questo è il filo, sì, per agganciare le pallette di Natale all'albero, le ho detto prendilo verde, lei lo prendeva di un altro colore. Guardate questo tubetto di washi glitterati, è stupendo, quindi io vi consiglio di andare a fare un giretto da Tiger perché trovate diverse cose molto carine e interessanti. Ok, poi questo piattino con questo Olaf è qualcosa di stupendo, io lo chiamo Olaf però, pupazzo di neve ed è carinissimo sia per le salse sia per magari, sì, le salse o qualsiasi altra cosa, è troppo carino. Poi, penultima cosa, questa tazza natalizia, molto carina. Non capisco se sono biscotti, aspettate, focus, ecco, se sono biscotti o ciambelline, quelle che vedete sopra, non saprei dirlo, però è troppo carina. E come ultimo pezzo abbiamo preso questo, ah no, non è l'ultimo, questo, questo è un portacandele, cioè un portacandele, un sciogli tart delle Yankee. Questo però è piccolino, quindi probabilmente qua ci va solo mezza candela e qua appunto la tea tart. E carinissimo. Ma mi sembrava di aver preso un'altra cosa. Ecco, infatti. Ok. Come ultima cosa abbiamo preso questo da mettere nella tavola come centro, diciamo, come centro tavola. Questo Babbo Natale è super carino, dove mettere i tovaglioli durante il pranzo o la cena natalizia o della vigilia, è troppo carino. E niente, quindi da Tiger troverete tutte queste cose splendide. Scusate se non ho perso molto tempo su ogni pezzo, però come vi dicevo devo fare video brevi al momento, per cui più stringo e meglio è, però ci tenevo a farvi la haul e farvi vedere tutto quello che troverete da Tiger di natalizio, perché sono cose stupende secondo me. Poi questa tazza è la fine del mondo, cioè guardatela, vabbè, lasciamo perdere. Nulla, grazie per aver visto il video, spolliciate, iscrivetevi al canale per sostenermi, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo, ciao!